È difficilissimo per tanti motivi. Proprio in questo momento particolare, preciso, è ancora più difficile perché non sappiamo politicamente dove andiamo a finire. È sempre stata l'ancella della cultura alla scuola in generale in Italia. Non credo che possa cambiare da un momento all'altro. E gli insegnanti fanno resistenza, sono bravissimi, fanno quello che possono. La cultura precedente, perché non esiste un rinascimento uguale a quello italiano. Noi siamo più colti di tutta l'Europa e siamo più aperti di tutta l'Europa. Noi sappiamo latino e greco, noi sappiamo assolutamente, abbiamo una conoscenza precisa delle parole, delle istituzioni letterarie, di tutto quanto. E abbiamo detto dei grandi insegnanti che queste cose le sanno dire. E l'importante è non dirle in modo noioso. L'importante è accorgersi quando si sbadiglia in classe e tentare di cambiare argomento. I miei allievi e le mie allieve qua li ricordo quasi tutti, per quella famosa cosa che ho detto, cioè che il mio tempo è verticale, cioè niente passa nella mia memoria, tutto è sempre presente. Ti ricordo con grande affetto e passione. Le cose più belle che sono riuscito a avere a scuola è quando un ragazzo è partito malissimo ed è arrivato finalmente bene. E sono state tante volte che ragazzi che avevano 3-4 di tutte le materie sono stati promossi con grande sforzo loro e mio. No, non devo consigliare niente agli insegnanti. L'ho detto prima, gli insegnanti italiani conoscono i loro allievi, sanno cosa devono fare. Di non sgomentarsi, di non arrendersi, di non aver paura, qualche cosa cambierà sicuramente e speriamo che cambi in meglio. Comunque tanti auguri perché siete forti.